Berlusconi cade da un alto grattacielo e nella caduta naturalmente si dispera e fa però passa davanti a una finestra del decimo piano dove c'è una bellissima ragazza che si sta spogliando. La sai l'ultima di Berlusconi? La sai l'ultima di Berlusconi? La sai l'ultima di Berlusconi? C'è lo zio che telefona a Nicolino e gli dice: "Oi, Nicolino, passami a papà." "Non posso." "E perché non puoi?" "Sta in camera da letto." "Passami a mamma." "Non posso." "E perché?" "Sta pure essa in camera da letto." "Ah, ho capito, è domenica, vabbè, vabbè, telefono fra poco." "Pronto, Nicolino, zio Antonio, passami a papà." "Non posso." "E perché?" "Sta in bagno." "E passami a mamma." "Non posso." "E perché?" "Sta pure essa in bagno." "Ah, ho capito, la camera da letto, bagno, sabato, domenica, vabbè, telefono fra un poco." "Nicolino, zio Antonio, passami a papà." "Non posso." "E perché?" "Sta in giardino." "E passami a mamma." "Non posso." "E perché?" "Sta in giardino pure essa." "E che stanno a fa?" "Stanno cercando a me." La sai l'ultima di Berlusconi? Allora, c'è un aereo che attraversa l'Atlantico. Sull'aereo ci sono Obama, Putin, Berlusconi, il Papa e un assistente del Papa. L'aereo si guasta, chiamano i soccorsi, ma devono buttarsi col paracadute. I piloti si accorgono di avere un paracadute in meno rispetto a quelli che sono sull'aereo. Indossano i loro due paracaduti, poi vanno di là e gli dici: "Ce n'è uno in meno." Obama prende il primo e dice: "Questo spetta a me perché sono l'uomo più potente dell'Occidente." Putin afferra il secondo e dice: "Questo spetta a me perché sono l'uomo più potente dell'Oriente." Berlusconi dice: "Questo spetta a me perché sono il politico più intelligente d'Europa." Il Papa dice all'assistente: "Sì, lo so che vuoi darlo a me, ma non darlo a me, perché tu sei giovane, mettilo tu." "No," dice Santità, "ma guardi che sono rimasti due paracaduti." "E come mai?" "Perché l'uomo politico più intelligente d'Europa si è buttato col mio zainetto." La sai l'ultima di Berlusconi? Ci sono tre vampiri che in un giorno come questo, di domenica, dicono: "Oggi sentiamo che sarà una bella giornata." E il primo comincia e se ne va, parte, torna col becco sporco di sangue, con la pancia gonfia di sangue e dice: "Com'è andata? Cosa hai fatto?" E dice: "Vedete quel campanile? Sotto il campanile, sulla sinistra, c'è un oratorio delle femminucce, è stato facilissimo, sangue di primissima qualità." Parte il secondo, torna anche lui tutto bello, contento, e dice: "Come hai fatto?" Dice: "Vedete quel campanile? Sì, a destra c'è l'oratorio dei maschietti, sono andato lì, facilissimo, sangue eccezionale." Parte il terzo, torna dopo un po' col becco rientrato, un'ala rotta, tutto conciato, dice: "Cos'è stato?" "Vedete quel campanile? Io non l'ho visto." La sai l'ultima di Berlusconi? È Berlusconi che va con la signora Veronica a fare spese in centro. A un certo momento si ferma davanti a una vetrina e dice: "Toh, guarda, blue jeans 8 euro, magliette 3 euro. Completo da sera 10 euro, dice, ma poi si lamentano che ci sono i prezzi alti, ma guarda questa gente, i soliti della sinistra che si lamentano dei prezzi, io dico io." E Veronica dice: "Vieni via Silvio, vieni via." "Come no, ma guarda anche qua, addirittura un materasso completo 20 euro. Dice: "Vieni via, dice, Silvio, vieni via dalla tintoria."